Prima Catania e poi Chievo, due anticipi di campionato ravvicinati che nelle aspettative di società e tifosi potrebbero sancire la salvezza dell'Atalanta in questa tormentata stagione. In particolare l'impegno del sabato sera in Sicilia sarà affrontato con il pensiero rivolto a Piermario Morosini. Il desiderio è quello di potergli dedicare qualcosa di importante. Ma noi, al di là della partita, noi Morosini lo dobbiamo ricordare per quello che intanto perché è un prodotto del nostro vivaio, è un ragazzo, è un figlio di Zingogna, insomma, è cresciuto qui, per cui solo per questo motivo noi ci sentiamo molto, molto colpiti da questa vicenda. Poi la partita la dovremo fare, è chiaro che qualora dovesse arrivare un risultato positivo, il primo pensiero sarà sicuramente a Pier Mario, ma credo che questo sarà un pensiero un po' di tutte le squadre, visto quello che ieri si è poi visto, si è scatenato al funerale. Insomma, ieri erano presenti tutte le squadre. Sono convinto che domani un po' tutte le squadre, tutti i giocatori a fine partita avranno un pensiero e un ricordo per questo ragazzo, specialmente le squadre dove lui ha militato. 20 nerazzurri convocati per Catania, Auti, Lungo, De Genti, Capelli, Marilungo e Brighi, l'acciaccato Mutarelli e lo squalificato Denis. Verrà riproposto il 4-4-1-1 visto all'opera Napoli, con Morales alle spalle probabilmente di Gabbiadini, anche se il mister non ha voluto scoprire le carte. Al Massimino si affronteranno tra l'altro le due squadre rivelazione di questo campionato. In effetti siamo due squadre che hanno avuto un percorso, per quelle che erano le aspettative, oltre le previsioni, insomma, con una classifica messa a posto molto tempo prima della fine. È chiaro che poi noi questa cosa non la possiamo sfruttare perché abbiamo la penalizzazione. È una squadra che in casa ha fatto sempre molto bene, al di là del risultato finale, perché comunque ha messo in grande difficoltà anche le grandi. Quindi contano molto sull'aspetto campo, anche perché sono spinti dalla gente, io lo conosco bene quello stadio, ci ho lavorato, per cui so benissimo che spinta ti può dare alla tifoseria, è un po' come a noi qui a Bergamo. Sarà un Catania combattivo, tra le altre cose vengono da due passi falsi, quindi vorranno rimettersi in carreggiata, quindi non mi aspetto sicuramente una squadra, anzi mi aspetto una squadra molto arrabbiata con un ambiente molto caldo.